Secondo me la caratteristica di Don Milani era di partire dalla situazione dei ragazzi. Allora, tutti i programmi scolastici dicono dovete partire dai ragazzi, ma sono chiacchiere. Lì, le dirò una cosa che la ripeto continuamente, che la scuola di Don Milani non è una risposta, non è una proposta, è una risposta. Lui, avendo quei ragazzi davanti, di cosa hanno bisogno? A scuola mia si dice partiamo dagli interessi dei ragazzi. Gli interessi dei ragazzi sono prefabbricati dalla pubblicità, da quello che vedono intorno. Gli danno il calcio, fin da piccini gli fanno capire che il calcio è importantissimo. I genitori si scaldano e il ragazzo non è scemo, vede, allora è importante. Allora cresce con quegli interessi che gli sono stati offerti. Allora bisogna che la scuola susciti interessi, faccia nascere gli interessi nuovi e non solo, risponda ai veri bisogni. Quelli mancavano di lingua, addirittura ha fatto la piscina perché aveva paura dell'acqua. Quindi era tutta una risposta a quei ragazzi. Questo è l'insegnamento fondamentale. Allora si può imitare in questo. Perciò dico, quando mi dedicano, ci dica quali metodi lei ha sfruttato nella scuola di Stato. Guardare i metodi, si può fare tutto il contrario di Don Milani. Io ho l'esempio di un insegnante che ha fatto scrittura collettiva e ha fatto una cosa anti-milaniana, perché la scrittura collettiva serviva, serve ragazzi, fatta secondo le idee di Don Milani, serve per approfondire, per riflettere su quell'argomento, cercare argomenti nuovi, non solo si discute, si impara a discutere ascoltando le idee degli altri e partendo dall'idea che possono servire, non come le discussioni che non servono a nulla, in cui ognuno dice la sua. Qui è un discutere per uno scambio, ma serve a diventare sempre più critici nei confronti di ciò che ci circonda, acquistare un occhio critico per valutare la realtà che ci circonda. Serve se si fa su un argomento che vale la pena di discutere. Quindi è importantissimo cercare il tema. Allora, se si imita il metodo, si fa scrittura collettiva e si fanno parlare i Pierini. Si può fare. Invece quello che serve la scrittura collettiva, perché tutti partecipano, si è fatta bene. E quelli più, a volte le idee buone nascono in un bambino che non è padrone della lingua, però capisce qual è la forma, fra tante forme. Mi è successo una volta che se eravamo di fronte a una frase da correggere, la correzione finale collettiva è straordinaria, come frutti. E quel bambino trovò la soluzione di un problema, era il ragazzino meno provvisto di bravura, di tecnica, però può nascere, e sono cose che giovano moltissimo. Il fatto sta che i metodi, prima bisogna assorbire le idee, e l'idea fondamentale è che il professore, l'insegnante, è in grado di inventare anche metodi partendo dai suoi ragazzi e vedendo. Io ho mandato ad Affinati, perché gli leggi la Divina Commedia, ragazzi, la città dei ragazzi erano africani che erano capitati lì, minori non accompagnati che venivano dall'Africa. E lui dice, ma perché loro sono musulmani? Praticamente il maestro di strada per forza deve agganciare. Insomma, voglio dire, nessun maestro di strada può imitare Don Milani facendo 12 ore al giorno. Lì rispondeva alla realtà del luogo, capito? Allora, deve essere una risposta alla scuola. Certamente, se si è nella scuola di Stato c'è anche da rispettare il programma,
Ma all'interno del programma tante scelte si possono fare, tante, quindi è trasferibile. E Michele dice non è trasferibile, non è copiabile, ma Michele stesso diceva non dovete prenderla come modello, ma come esempio. Certo, capito? E soprattutto bisogna studiare Don Milani. Io quando mi hanno chiamato a Roma a presentare l'opera Ogni insieme a Melloni, ha detto: questo libro è prezioso perché lo legano gli insegnanti. Secondo me è addirittura nocivo parlare di Don Milani a scuola ai ragazzi. Si fa diventare una materia scolastica. Allora si archivia come si archivia Cavour, come si archivia Garibaldi. È vissuto in un'epoca quando era nostra, insegnava ragazzi che erano dei disgraziati e niente, si archivia. È un bravo prete, buona, insomma. E le idee di Don Milani. Allora, io quando mi chiedono di parlare ragazzi di Don Milani, ora d'ora in poi dico, io ho scritto delle pagine in cui dico l'impressione che ho avuto vedendo la scuola di Barbiana. Descrivo la scuola di Barbiana come l'ho vista io. Leggete queste pagine, fatele leggere ai ragazzi e ditegli che c'è un tipo di scuola, che a te gli piace o non gli piace. I ragazzi allora discutono sulle idee di Don Milani, sulla scuola di Don Milani. Questo è diverso che parlare di questa figura, andare là in pellegrinaggio. Tutte cose che sono, secondo me, negative. Poi credono di conoscerlo e non interessano più. Milani lo scopriranno quando ne hanno bisogno, capito? Allora questa è la cosa. E questo è stato il mio approccio con la scuola di Barbiana. Poi, una volta che l'ho conosciuto bene, Don Milani stava male ma continuava a vivere e gli faceva comodo un aiuto, io sono andata per continuare a imparare. Dico sempre, io non ero collaboratrice scolare. Sembra una civetteria, ma di fatto era così. Io volevo imparare. Allora mi accorgo ora, purtroppo, che non so descrivere la scuola di Barbiana come forse vorrebbe lei, di dire orario di lavoro. Non me ne interessavo. Mi diceva insegni latino a questi ragazzi. E io insegnavo latino. Qualche volta c'era uno che doveva imparare, prepararci all'esame di francese e io aiutavo a imparare il francese, si ascoltava nei dischi insieme e lo facevo fare gli esercizi. Io ero una tutore, diciamo, in quel momento. La società è diversissima. Quei ragazzi, basta vedere quel filmato Barbiana 65, quei ragazzi che hanno le scarpe che oggi non si vede, nessuno porta. Si vede la miseria addosso, si vede un modo di vivere tutto diverso da ora. Però ognuno nel suo canale, nella sua scuola, può dare una risposta a quelli che sono l'ambiente suo. Io non posso dare una ricetta, ma la ricetta è questa. Voi dovete rispondere a quelli che sono i bisogni dei vostri ragazzi. Se si guardano le idee generali di Dio Milani, non sono datate. Datate sono certi particolari della scuola, certamente. Certe cose si possono anche imitare, mettiamo, ma come ho detto, se si guarda il metodo, si può fare una scuola tutta diversa da Milani, contraria alle idee di Don Milani, perché il metodo della scrittura collettiva è milaniano se ci sono in testa le idee di Milani. Certo. Se si vuole promuovere gli ultimi, se si vogliono farli discutere sul serio di cose serie e non di sciocchezze. Io sono arrivata nel 63 e il 63 e Quindi molto. primavera del 64 andavo su e giù. Poi è morto il 60. Io nella Lui è morto nel primavera del 60, 67, appunto. nella primavera del 64 ho chiesto il trasferimento alla scuola media più vicina. Perché nel 63 avevo la scuola lontanissima da Barbiana. Ho E chiesto dove era? In che scuola era lei? a Castelfiorentina, a 40 km a Firenze, ma in direzione opposta da Barbiana. Da Barbiana c'erano 80 km per andare a scuola. Quando mi fermavo a dormire là, dovevo partire alle 6 di mattina. Però
arrivare a scuola alle 8:30. Allora, negli anni successivi, alla primavera, ho chiesto trasferimento alla scuola media più vicina. Ho cercato in affitto una stanza nella parrocchia di Barbiana e sono andata a stare a Barbiana, sicché poi fino al 67, anzi, dopo morto Dominani ci sono rimasta ancora 2 anni là, non per fare scuola, perché la scuola non esisteva più, ma perché ero legata all'ambiente, avevo dei motivi per rimanere, capito? Ma tutti gli anni successivi io andavo a scuola la mattina e poi, quando avevo finito la scuola pubblica, andavo nella scuola di Barbiana e ho avuto la fortuna di partecipare alla stesura della lettera alla professoressa. Quello è stato 9 anni di scrittura, 9 mesi voglio dire, di scrittura collettiva, capito? Sì, limata, limata, limata. È stato un approfondimento grande. Sì. E quanto era numeroso il gruppo di ragazzi che lavoravano All'epoca mia una trentina, perché venivano da fuori, non era più i ragazzi di Barbiana e basta, erano ragazzi che venivano da fuori. Naturalmente erano in prevalenza maschi, è stato detto con molta superficialità che era perché Don Milani non amava, era misogino, stupidaggine, perché le bambine di Barbiana le ha Certo. custodite e le ha seguite. Da lontano non era, nessun genitore mandava una bambina a fare un'ora nel bosco di cammino anche al buio per andare a Barbiana. C'era un ragazzo che io, il mio primo scolare, faceva un'ora attraverso il bosco, stava a distanza di un'ora, doveva passare, capito, camminare per un'ora per venire, un'ora per tornare. Ma le bambine naturalmente, anche Certo. perché, come c'è scritto nella lettera alla professoressa, i genitori pensavano che, siccome loro li mandavano a scuola perché facessero carriera, perché avessero un lavoro migliore del loro, e le bambine tanto si sposano, quella era la metà dell'epoca. A proposito delle bambine, ho visto che andando c'erano i laboratori di falegnameria e quindi c'era tutta la parte di attività laboratoriale. Le bambine che erano lì partecipavano, potevano. Erano loro che dovevano fare. Le bambine anche? Ah, le bambine non lo so. Non l'ho mai Questo vista perché nelle nelle fotografie. fotografie non le ho Non si viste. vedono mai. Bisogna chiedere a loro. È molto probabile che non lo facessero. Perché Forse era. i primi sei erano tutti maschi, ora che ci penso. Sì, poi le bambine erano un po' più piccoline, sono arrivate. All'epoca mia non si faceva più officina e falegnameria, perché Dominani stava malissimo e allora stava in poltrona e sicché si è modificata la cosa. Faceva la piscina, sì, ma lavoro in officina non l'ho mai visto. Lo faceva uno magari, Francuccio fu mandato alla Madonia di Gap a imparare a diventare saldatore e fece tutte le sedie e faceva, magari qualcuno sì, o forse sempre c'è da pigliare con riserva quello che io dico. Tutti i testimoni sono da prendere con riserva, Sì, perché certo. ognuno di noi ce l'ha, e mi accorgo che tante cose non lo so, perché la mattina andavo a scuola io, sicché come distribuivano il lavoro mi sfuggiva, facevo quel che mi veniva chiesto, sicché anche io, che sono considerata fonte molto attendibile, non sono del tutto attendibile. Le posso chiedere, ma lei era in una scuola urbana a quel punto quando si fece trasferire, oppure un Una po' scuola? di città oppure di campagna quando si è fatta trasferire? Io ero a Castelfiorentino, mi sono trasferita a Borgo San Quindi era Lorenzo. insomma in Ragazzi di paese, campagna sempre. c'erano, Certo. ragazzi anche di contadini, Quindi la perché composizione sociale era simile a quella di Barbiana, anche nella sua scuola sì, pubblica. erano più paese, c'è differenza, ragazzi. Difatti sono nati problemi nuovi a Barbiana quando sono arrivati i ragazzi di paesi, c'è scritto nella lettera della professoressa, ed era l'epoca con cui andavo io. Mentre per i primi l'alternativa era la stalla o il campo,
alla scuola, andare a scuola era, invece quelli ragazzi paese, l'alternativa era il paese, sicché ci aveva fatto molta più fatica con quei ragazzi dell'epoca mia, perché erano ragazzi di paese, e c'è differenza notevole, tra quelli di montagna e quelli di Sì, ho paese. avuto modo di leggere il diario di Fabio Fabiani. Sì? E lui era un ragazzo di paese che saliva su Sì. alla E lui scuola, fa. però ho visto anche la provenienza anche familiare era diversa, il tipo di, insomma, il papà gli aveva comprato il motorino per poter salire, era proprio un po' diversa anche la situazione economica tra i ragazzi di paese e quelli di montagna. Per alcuni certo, per altri magari c'erano dei ragazzi venuti alla città, ce n'era uno che si capiva che alla spalla una famiglia dove partiva, era di città, ma era un sottoproletariato pesante, con una vita molto difficile, secondo i ragazzi, vero? C'era Fabio Fabiani dice tante cose interessanti, ma anche degli errori notevoli. Per esempio dice che si andava a messa se ci pareva, se niente vero, ci volevano ragioni molto serie per dire non voglio venire a messa. Non era accettato che uno va se gli piace, se gli Ah, ecco, pare. quindi la messa era obbligatoria per i bambini. Per forza di cose, quello che era la scuola era come era organizzata la scuola, bisognava accettarla, prendere o lasciare. Perfino i capelli lunghi non si accettavano. C'è stato un ragazzo venuto durante l'estate e non gli dispiaceva la scuola. Allora ci ha detto, però ti taglio detta chioma, perché cominciava la moda dei capelli lunghi, dei capelloni. Ti taglio detta chiose. Era un modo per insegnare a non seguire le mamme. E quello disse no, capito? E la messa faceva parte, non per nulla. In quel filmato Babiana 65, ieri una persona mi diceva: è meraviglioso che abbia accettato di fare una messa anche finta. Ma sì, perché la messa faceva parte della vita babiana. Domenica c'era 2 ore di lettura del Vangelo e poi si andava a messa. Allora, se uno non voleva, doveva dare ragioni serie, non dire non mi va. Allora le chiedo, ma il tempo con cui che scandiva, cioè l'organizzazione del tempo, Sì, il maestro l'aveva stabilita sulla lui. base dei bisogni dei suoi studenti, ma anche sulla base di una sua idea di come doveva essere questa metodologia didattica. Certamente lui diceva, siccome poi si preparavano agli esami, c'era il momento in cui faceva matematica, divisi a gruppi sempre, eh? E siccome lui era solo, i ragazzi diventavano maestri. Il più bravo nel mio libro dico, scusi se mi cito, nel mio libro dico, la cosa che mi ha colpito è che non solo l'ultimo veniva accolto, come voi accogliete il primo, c'è scritto la lettera, ma non esisteva il primo. Quando uno sapeva bene la matematica, dice, beh, mai gli si diceva bravo, che sei genio, si diceva tesa. Guarda, te fai la matematica piccini. Quello diventava un compito. È quello che in una scuola dove sono andata a discutere, cioè che la Bibbia non ne andava giù. A ragazzi più bravi, ci tengo dal primato e che Certo. sia riconosciuto. È difficilissimo accettare, far digerire questi principi ai ragazzi bravi, eh? Ecco, ma era Hanno riuscito. un'idea della giustizia fiscale, i ragazzi bravi. Ho dovuto sempre combattere nella mia scuola. Dicevo, ma se siamo su una scala, te parti dal quinto gradino e sali al sesto, ti loderò, ti dirò che hai fatto quel progresso. Ma se uno salta dal primo gradino e arriva fino al quarto, ha fatto più di te o no? Eh? Ma fa più errore di me. Capito? Comunque è riuscita a farlo passare nella sua pratica No, didattica. è difficile. Io non so, quello che si semina a scuola non si sa che frutti darà. Ho avuto la riprova, una è venuta dopo 60 anni,
a dirmi, mi devo chiedere scusa perché le davo torto, invece aveva ragione. Che bisogna avere fiducia per fare per fare scuola, perché si butta questo, capite? Senti, invece le chiedo un'altra cosa, poi lo spazio, cioè l'ambiente, no? Perché molta parte della lezione veniva fatta all'aperto. Era una No, si casualità faceva l'aperto quando quando il doveva tempo lo concedeva, però tanta parte della aprire. Siccome lezione. eravamo divisi in gruppi, allora ognuno andava dove voleva nel momento in cui ci si divideva in gruppi, perché la lettura del giornale si deve essere tutti insieme, la Però scrittura collettiva tutti insieme, capito? E Milani faceva l'italiano, il gruppo faceva l'italiano sempre come, e lo faceva a gruppi a seconda dei livelli, capito? E anche i ragazzi si dividevano a gruppi. E poi c'era il periodo del momento dello studio individuale, ognuno studiava e ognuno andava dove gli pareva. Questo rendeva molto, facilitava lo stare a scuola tante le faccio un'ultima domanda sugli oggetti usati per far didattica, perché ho sentito una volta parlare Martinelli che diceva non era una scuola così povera di mezzi, perché alla fine anche i laboratori di falegnameria che avevamo erano ben forniti, cioè avevamo a disposizione delle cose, oltre a questo maestro particolare che era coltissimo e tutto, però avevamo a disposizione anche una serie di strumentazioni che era altri non avevano. coltissimo. Le chiedo, secondo lei, ecco, per esempio, il materiale didattico a disposizione, di che tipo era? Era molto diverso da quello che poi si usava in una scuola ordinaria? Ma io no, a me sembra quando sono arrivata io, il poverissimo, poi non c'era, l'ambiente era povero, i libri erano quelli che ci venivano regalati. Sì, che ce n'era un po' di tutto, capito? Qualcuno probabilmente l'ha comprato lui, ma non aveva tanti mezzi, eh? Qualche cosa deve aver comprato. In che parte c'erano tanti insegnanti che andavano, amici, se avevano dei libri buoni li portavo, capito? Magari ce li davano in omaggio e si diceva questo è buono, capito? E i ragazzi adoravano quello che c'era. Quando si è fatto, si preparava una visita alla specola, c'erano diversi libri di anatomia e si guardava su tanti. Quello serve, avere tanti testi, andare a cercare le notizie qua e là, capito? Poi è successo che si faceva la lettera alla professoressa e c'era per copiare c'era un affare molto rudimentale. Ma l'inventava anche Don Milani, prendiamo quello spartito. Lui aveva fatto questa scissione e sì, uno girava la manovella e lo spartito girava, intanto c'era il disco, capito? A pile c'era il giradischi perché non c'era elettricità. Poi quando è venuta l'elettricità, è venuta il 65 e sono saltate fuori le macchine calcolatrici, ecco c'era magari l'amico che lavorava all'Olivetti, ci davano gli amici. Portavano le macchine vecchie, quelle via via che non venivano più usate, le hanno portate. Ora certamente il computer ci sarebbe venuto, era necessario quello che era possibile, ma erano regali, anziché quello che c'era, giustamente Edoardo fa notare che non c'era l'avversione per il nuovo. C'è una lettera da Milani che dice: non dobbiamo diventare americani, cioè in cerca sempre dell'ultimo modello e di troppe tecnologie, ma quello che serve, era molto concreto, quello che serve può essere utile, va sfruttato. Perché abbiamo avuto delle macchine calcolatrici, qualcosa, sì, qualcosa agli ultimi tempi, perché fino a che non c'è stata l'elettricità. Nemmeno i film, per vedere i film andavano a 20 minuti di strada più sotto, dove c'era in una casa dove arrivava l'elettricità, ma quando è venuto il film era interessante vedere come veniva proiettato i film, le interrompeva. La televisione non la voleva perché dice non lo posso interrompere. E per far scuola bisogna non stare lì catturati.
bisogna poter interrompere quando è interessante, riflettere sul film muto. Si stava a vedere che il trucco, l'importanza del trucco della cosa. Era senz'altro una scuola interessantissima dove si poteva imparare tanto. E secondo me c'è da imparare ancora. Ma al solito, ripeto, quando si è assimilato il Milano, se no, ora sono sparite tantissime fonti, siamo due o tre Certo, superstiti certo. che. Io sono limitata dal 63 in poi, con molte limitazioni perché andavo a scuola e non ero interessata a raccontare com'era la scuola di Barbana, non ci pensavo nemmeno di raccogliere notizie per poi parlare della scuola di Barbana. Sono stata zitta tanto tempo perché non mi consideravo obbligata a parlare. Certo. Anzi, preferivo stare zitta.